Si è suicidato lanciandosi nel vuoto dal ponte sul Liscione in territorio di Guardia Alfiera. Un 59enne è stato ritrovato dai militari dell'arma questa mattina. Inchiesta a Drug Market, arrivano le condanne per chi aveva scelto il rito abbreviato, sentenza per 7 delle 11 persone dedite al traffico di cocaina. È stato presentato a Larino il Carnevale 2020, 4 giornate di festa che richiameranno numerosi curiosi e turisti nella località frentana per un appuntamento molto atteso. Sopravvissuto al crollo della Iovine nel 2002, oggi atleta paralimpico e ingegnere informatico, Pompeo Barbieri è stato premiato al Quirinale dal presidente Mattarella. Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TLT Molise. Un uomo di 59 anni, originario di Ururi, sposato con 2 figlie, dipendente pubblico, è stato ritrovato questa mattina senza vita ai piedi del ponte del Liscione a Guardia Alfiera. Dopo aver abbandonato la sua auto sul ciglio della strada, si è lanciato nel vuoto. Il corpo è stato ritrovato dai carabinieri del comando di Larino. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco per il recupero della salma. Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per chiarire tutti gli aspetti della triste vicenda. Le ipotesi sono al vaglio dei carabinieri e della magistratura. Inchiesta a Drug Market, arrivano le prime condanne per chi aveva scelto il rito abbreviato. Per 7 delle 11 persone coinvolte nel clan dedito al traffico di cocaina tra via Romagna e via Toscana a Campobasso, il pronunciamento del giudice del Tribunale del Capoluogo Roberta D'Onofrio. 8 anni e 6 mesi di carcere a carico di una delle donne del sodalizio criminale, colei che si occupava delle trattative e della compravendita. Le altre condanne più lievi vanno dai 3 anni e 2 mesi ai 6 mesi. Ancora un incidente nei pressi del centro commerciale Lo Scrigno a Termoli, investita sulle strisce pedonali una donna. Non passa giorno che sulle strade di Termoli non si registri un incidente stradale più o meno grave. Anche questa volta lo scenario è la strada, sicuramente larga e apparentemente senza problemi di sorta, che è intitolata ai martiri della Resistenza, dove nei pressi del centro commerciale Lo Scrigno una Lancia Y ha investito una signora che subito è stata soccorsa dai volontari del 118 e che, dalle notizie raccolte, sembra non aver problemi tali da far preoccupare per la sua salute. Un incidente che però sottolinea ancora una volta una certa pericolosità, soprattutto nel modo in cui si guida nella zona. La donna infatti è stata investita mentre attraversava la strada occupando perfettamente le strisce pedonali, strisce peraltro segnalate da un impianto semaforico lampeggiante. Un problema che sembra non trovare soluzioni, forse perché questa volta strutture e degradi non esistono, mentre sembrano preoccupare gli stili di guida degli automobilisti. Un 28enne di Sepino, ritenuto responsabile in concorso con altri dei reati di estorsione, furti aggravati e minacce, è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo, dopo le formalità di rito e i rilievi fotosegnaletici, è stato condotto nel carcere di Campobasso per scontare la pena di 4 anni e 2 mesi di reclusione. Con altri 3 individui aveva preso di mira un soggetto psicologicamente stabile ed ospite di una casa famiglia, utilizzando lo scontrino di un televisore acquistato precedentemente. Chiedevano soldi alla vittima, minacciando di denunciarlo se non avesse restituito il denaro che gli era stato prestato, una somma ovviamente mai elargita. Estorti 7.000 euro. Il 28enne è stato anche riconosciuto autore di un furto in abitazione e di alcuni altri a Sepino. Giovane hacker ritenuto responsabile di truffa online a danno di un 24enne di Torella del Sannio è stato denunciato dagli uomini dell'arma. La vittima aveva acquistato 4 nuovi cerchi in lega per la sua BMW versando 800 euro all'ipotetico venditore tramite PostPay. La merce però non è mai stata consegnata, ma i carabinieri, a seguito di attenta attività di indagine, sono riusciti a risalire al truffatore, un sardo che ora dovrà rispondere all'autorità giudiziaria del reato di truffa.
I carabinieri di Venafro hanno denunciato tre pregiudicati campani fermati a Sesto Campano a bordo di un'autovettura nel cui cofano era nascosta una refurtiva composta da diversi prodotti da bar, la merce il cui valore totale ammonta a circa 500 euro è stata sequestrata dalle forze dell'ordine in attesa di individuare il luogo del furto, mentre i tre uomini sono stati deferiti a piede libero per il reato di ricettazione. Non tutti i malati che necessitano della dialisi all'ospedale di Isernia ricevono il trasporto gratuito. Se ne sa qualcosa Michele Lombardi, responsabile dell'associazione Giustizia, Sicurezza e Legalità. Siamo a Isernia, casa di Michele Lombardi, carabiniere in pensione, anche se non più con la divisa, però nel cuore è rimasto sempre fedele all'arma, difensore strenuo dei diritti, difensore dei più deboli. Noi l'abbiamo incontrato molte volte su varie tematiche, è stato sempre protagonista, però questa volta lo troviamo su una sedia a rotelle. Che cosa è successo? Nel 2018 è successo un incidente sul lavoro. Io stavo assistendo all'escavatore che durante lo scavo ha diverto una pianta che superava la linea a 20.000, ha spezzato il filo e mi ha bruciato le gambe e allo stesso tempo poi sono guarito, però piano piano col passare del tempo il mese di maggio sono stato costretto a ricoverarmi all'ospedale e fare la dialisi. Quindi in questo momento sta facendo la dialisi. Quante volte alla settimana e dove la fa? Allora, io faccio lunedì, mercoledì e venerdì la dialisi a Isernia. Con la sedia a rotelle lei non può scendere giù. Che cosa succede? Assolutamente, la sedia a rotella la tengo dentro alla casa oppure quando esco con mio fratello. Mi viene a prendere l'ambulanza privata pagando 50 euro al giorno, ogni qualvolta mi trasporta da casa mia sotto a Isernia alla dialisi. Detto questo, mi sono rivolto a sorpresa perché sapevo che c'era il servizio. Quando mi hanno detto che dovevo pagare, allora mi sono attivato per scrivere al presidente Toma, che non ho avuto nessuna risposta, se non ero io diciamo sia, a dargli voce su questa mia richiesta. A distanza di 2 mesi ancora non mi fanno sapere niente. Quindi, detto questo, io sono ingazzato e inviperito perché gli ammalati vanno trattati da ammalati di qualsiasi colore, di qualsiasi ordine e grado. E non solo, loro hanno accumulato debiti e noi soffriamo perché essere ammalati e solo chi è ammalato capisce c'è di peggio pure. Però detto questo, che una regione che accumula debito sempre sui deboli, perché qua sono milioni che ci sono, dove sono andati a finire questi soldi per tanti anni? Allora invito la regione Molise ad attivarsi in pochi giorni di ripristinare il servizio a Isernia. Io non mi voglio tanto prolungare, però andrò fino in fondo. Io aspetto la settimana, dopodiché mi rivolgerò, come faccio sempre, al signor procuratore Fucci. L'associazione Fidas di Agnone denuncia che da circa 2 mesi a 483 donatori viene negata la possibilità di poter donare sangue indispensabile per gli ospedali. La causa è legata al mancato rinnovo della convenzione tra ASREM e associazione scaduta nel 2019 e che di fatto non consente la presenza di personale medico specializzato durante i prelievi effettuati all'ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone. Sciopero generale martedì 3 marzo delle categorie pubbliche e private del Molise, indetto dalla Confederazione Unitaria di Base e Associazione Sindacato Operai Autoorganizzati. Motivo della protesta: il diritto alla salute dei cittadini, la tutela delle aree abbandonate dai tagli dei servizi pubblici a favore dei privati, per una sanità che garantisca il rispetto delle persone contro le politiche della Regione e dell'ASREM che continuano a gestire il servizio sanitario con personale ridotto. Sugli adempimenti legati alle ritenute negli appalti introdotti dal decreto fiscale si rischia il blocco totale di interi settori produttivi. E questa è la denuncia mossa dall'Associazione Costruttori, che ha inviato una nota ai parlamentari molisani per distare la loro attenzione sulla gravità della situazione. Secondo l'ACEM, infatti, si addossano sulle imprese oneri di controllo impropri e spropositati, a fronte dei quali si rischiano sanzioni e il sicuro blocco dei pagamenti.
Sistema scuole sicure, oggi a Palazzo Vitale a Campobasso una riunione. A prendere parte al vertice il comitato per l'accordo di programma tra Regione Molise e il sindaco del capoluogo Roberto Gravina. La riunione è servita a fare il punto della situazione che si pone come obiettivo la realizzazione e l'adeguamento sismico degli istituti scolastici e la riqualificazione della viabilità cittadina. Presentata a Larino la 45esima edizione del Carnevale, la cui sfilata di carri allegorici sarà proposta nei giorni di sabato 22 febbraio, domenica 23, sabato 29 e domenica 1 marzo. Vediamo. A Larino i rappresentanti dell'amministrazione comunale e dell'associazione culturale Larinella hanno voluto aprire i capannoni dove si stanno costruendo i carri allegorici per presentare ufficialmente la 45esima edizione del Carnevale che proporrà anche quest'anno la sfilata di 8 carri e delle iniziative preparate ad hoc. Nei giorni di questo fine settimana, sabato 22 e domenica 23 febbraio, con replica la settimana successiva, sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo. La manifestazione verrà inaugurata sabato 22 febbraio alle ore 17. E a seguire, dopo l'inaugurazione, ci sarà la prima delle 4 sfilate previste. Quindi la domenica 23 la successiva e poi il successivo weekend, quello del 29 febbraio e 1 marzo. I carri che parteciperanno alla sfilata saranno 8, 5 di prima categoria e 3 di seconda. Quindi una grande manifestazione, una manifestazione che diciamo, vede di anno in anno migliorare il livello qualitativo dei carri. E così come anche le tematiche che sviluppa ogni carro partecipante alla competizione, tutte tematiche di grande attualità, bullismo, pedofilia, la libertà di esprimere i propri sentimenti, la cultura, lo sfruttamento degli animali, la musica, quindi varie tematiche interessanti e di attualità. Soddisfatto il sindaco Puchetti, che ha ricordato l'intensa attività preparatoria e il riconoscimento del Ministero alle attività culturali per il Carnevale di Larino. Noi come amministrazione abbiamo cercato di mettere nelle condizioni migliori i gruppi costruttori per poter realizzare i loro giganti di cartapesta. E anche quest'anno possiamo avvalerci dei fondi del Ministero, del MIBAC, perché questo progetto è stato riconosciuto come carnevale storico e questo ci ha permesso in questi ultimi anni di valorizzare questo evento. Noi quest'anno abbiamo previsto anche un biglietto d'ingresso, questo servirà a poter realizzare finalmente dei locali idonei per i gruppi costruttori per poter in futuro loro realizzare i carri. Questo sarà molto, molto importante perché senza un locale idoneo è chiaro che i ragazzi hanno notevole difficoltà a poter, diciamo, valorizzare le loro realizzazioni. Intanto è stata annunciata la scelta di un vero e proprio biglietto d'ingresso per i luoghi dove si svolge la manifestazione, un costo minimo di 2 € per l'ingresso di un giorno e di 3 € da acquistare in prevendita per tutti i giorni delle sfilate, un biglietto resosi necessario per supportare soprattutto le tante spese sostenute dai costruttori dei carri. Si rinnova a Tavenna la tradizione del Carnevale, inserita nel progetto delle 4 stagioni una identità. L'iniziativa a partire dalle ore 16 di sabato 22, quando le maschere si ritroveranno nel piazzale antistante il municipio per iniziare la sfilata. Dopo lo spettacolo Favolando, presso il centro incontro, dalle ore 19 si potrà gustare il piatto tipico della tradizione di Carnevale, l'uspezzato.
È incessante l'attività concertistica del coro polifonico Estonium di Vasto, musica sacra, ma anche della tradizione folcloristica abruzzese. A guidare la corale il direttore artistico Luigi Di Tullio. Vediamo. Da quasi 47 anni il coro Estonium di Vasto, lei da 25 guida questo momento concertistico e c'è un'emozione particolare. L'emozione è tanta per me, in particolar modo perché sono cresciuto lì, qui con loro e pian piano sono diventato il loro direttore. Ho portato dentro amici, parenti, i figli, per cui l'emozione è la mia seconda famiglia. Se parliamo di emozioni, penso che più di questo non possiamo dire. Una seconda famiglia che mi accompagna da ormai 25 anni. Nel vostro repertorio non solo c'è musica sacra. No, il coro nasce con questa vocazione sacra, ma con un altro aspetto, è quello del patrimonio culturale tradizionale. Per cui nasce con il canto folcloristico e il canto popolare nel proprio DNA. Abbiamo diversi progetti in corso e continueremo sempre a coltivarlo perché fa parte delle nostre radici e soprattutto chiarisce quelle che sono le nostre profondità spirituali, culturali, interiori. Prossimo appuntamento? Ma noi come coro siamo coinvolti nella processione del Venerdì Santo a Vasto e poi quest'estate diversi concerti e la nostra rassegna a novembre. Don Agnello Manganiello, il prete di strada che ha combattuto la camorra e portato speranza nell'inferno di Scampia, sarà domani a Termoli per due distinti incontri. Il primo in mattinata con gli studenti dell'Istituto Alberghiero, nel pomeriggio dalle 17 alle 20 nella sala convegni della parrocchia Sacro Cuore. E passiamo ora alle previsioni del tempo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, è in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Cielo soleggiato o velato oggi sul Molise, aumento della nuvolosità dalle ore serali sulla regione. Le temperature sono comprese tra i 7 gradi di Campobasso e la massima di 16 a Termoli. Ventilazione debole sud-occidentale, quasi calmo il medio adriatico. Domattina sono previsti ampi spazi di sereno sulle due province, valori climatici stazionari, correnti di direzione variabile. Oggi al Quirinale Pompeo Barbieri è stato insignito dal Presidente della Repubblica Mattarella dell'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Un riconoscimento all'eroe e al campione.
Pompeo Barbieri è uno dei 32 eroi quotidiani, è infatti stato insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell'onorificenza al merito della Repubblica Italiana, un riconoscimento importante per Pompeo, 25 anni, una laurea in ingegneria informatica ed un passato che lo ha segnato profondamente. Nel 2002, quando frequentava la terza elementare, è rimasto per 11 ore sotto le macerie dopo il crollo della sua scuola, la Iovine, a causa del sisma che a San Giuliano di Puglia registrò la scomparsa di 27 bambini e della loro insegnante. Da allora la paralisi per via della lesione del midollo e 10 anni dopo il trapianto di un rene donatogli dal padre, lunghi ricoveri, poi una difficile riabilitazione che però lo ha avvicinato al mondo del nuoto. Pompeo Barbieri, cavaliere, per il suo encomiabile esempio di reazione alle avversità ed impegno sociale. Estratto vivo dalle macerie della scuola che frequentava, gli è stata riscontrata la lesione del midollo. Attivo nel volontariato, nel 2019 ha vinto 2 medaglie d'oro nei 50 metri e 100 metri stile libero ai campionati assoluti invernale, nuoto, paralimpico. Complimenti. Questi sono momenti molto molto belli, molto emozionanti. Grazie allora a Pompeo Barbieri, cavaliere. Nel campionato della Serie A2 di basket femminile, la Magnolia espugna Ariano Irpino vincendo 83-70 e conquistando il terzo successo consecutivo. Prestazione superlativa per l'argentina Carolina Sanchez, che mette a segno 24 punti, ma in doppia cifra vanno anche Maragoni, 10 punti, Masi e Bove, entrambe con 16 punti. Sabato prossimo alle 18:30 la Magnolia ospiterà in casa le ragazze del Livorno. Nel campionato di Serie D il Campobasso vince la sfida con il Porto Sant'Elpidio e guadagna punti sulla capolista Notaresco, che pareggia con il Tolentino. Vediamo insieme i risultati e la classifica. 24esima giornata di Serie D. Fiuggi Olimpia Agnonese 1-0, Avezzano Recanatese 0-0, Chieti Montegiorgio 2-2, Campobasso Porto Sant'Elpidio 3-0, Jesina Pineto 1-1, Giulianova San Marino Cattolica 1-1, San Nicolo Notaresco Tolentino 1-1, San Giustese Matelica 0-2, Vasto Girardi Vastese 2-1. La classifica: San Nicolò Notaresco 52 punti, Matelica 49, Campobasso 46, Recanatese 45, Olimpia Agnonese e Pineto 39, Vastese 36, Montegiorgio 35, Fiuggi e Vasto Girardi 33, Tolentino 32 punti, Porto Sant'Elpidio 28, Giulianova e San Marino Cattolica 22 punti, San Giustese e Avezzano 20, Chieti 18, Jesina 13 punti. Il Campobasso di Mirko Cudini torna alla vittoria casalinga superando lo scoglio del Porto Sant'Elpidio. Adesso i molisani vedono la vetta della classifica del girone F. La 24esima giornata della Serie D girone F, che vede il Campobasso affrontare i marchigiani del Porto Sant'Elpidio, rappresenta un match chiave per i molisani, che devono ritrovare la vittoria dopo la scia di risultati che hanno sempre fatto segnare pari sul tabellino. La prima azione è per gli ospiti in maglia bianco-blu, favoriti da un calcio di punizione nella tre quarti dei padroni di casa. Cucù prende la rincorsa dai 30 metri, il tiro spaventerà Cichini, bravo però a neutralizzare in angolo. Ci prova anche il regista Brenci con una conclusione dai 30 metri, ma Mariani abbraccia il pallone e sventa il pericolo. Che la partita abbia preso un altro corso diventa evidente quando al 35esimo Brenci, ancora una volta, prende il possesso del pallone e realizza la sua seconda magia della partita, con un tiro a giro, che questa volta però si trasforma in gol. 1-0 per il Campobasso. Il primo tempo tramonta e dopo appena 60 secondi dall'inizio del secondo, il Campobasso guadagna un buon calcio di punizione al limite dell'area di rigore. Il tiro impatta sulla mano del difensore avversario e l'arbitro non ha dubbi, si tratta di calcio di rigore. Dal dischetto, Alessandro Freddo prende la rincorsa e firma il raddoppio. Dopo il gol però la partita torna ad ingessarsi e le squadre fanno fatica a costruire azioni davvero incisive. Al 27esimo, a ravvivare il match, una serpentina di Cogliati che costringe la difesa a buttarlo giù.
Sul pallone Alessandro, che prende la rincorsa ed insacca in rete nell'angolo destro della porta, doppietta personale per lui e 3-0 per il Campobasso. Nonostante manchino alcuni minuti più recupero alla fine del match, i lupi hanno consolidato il risultato e non serve altro da fare se non congelare il gioco con la tattica. Finisce qui, il Campobasso torna alla vittoria casalinga e si avvicina alla capolista Notaresco che ora dista solo 6 punti. Il Vasto Girardi ferma la Vastese al Civitelle di Agnone e guadagna 3 punti d'oro per la sfida salvezza. 3 punti di sostanza e sofferenza per il Vasto Girardi che si avvicina alla salvezza e ricaccia indietro le velleità di classifica della Vastese. Splendido pomeriggio di sole al Civitelle di Agnone. Ottima la risposta di pubblico sulle gradinate. Rinfrancata dalla cura di Massimo Silva, la squadra viaggiante accompagnata in Molise da un numero nutrito di tifosi abruzzesi in casacca blu, l'ex Campobasso Pizzutelli in cabina di regia, Vasto Girardi in magliette e pantaloncini bianchi, in formazione quasi al completo, se si esclude il centrocampista Pesce squalificato, a dirigere Enrico Gigliotti della sezione di Cosenza. Fazio illumina per l'esterno d'attacco Bruni, numero 11 di casa, entra in area ma si perde sul più bello. 60 secondi dopo, sempre Bruni chiamato in causa dal compagno di reparto, Chieremateng, alza di pochissimo il tracciante. Bardini porta il primo squillo per i vastesi con un interessante rasoterra. Dopo 10 minuti, Siaulis disinnesca la conclusione sul primo palo. Ripartenza fulminea sull'assi Brune Petrone prima del quarto d'ora per i molisani. 3-2, ma Di Rienzo e compagni si salvano in extremis. Rapidi capovolgimenti di fronte da una parte e dall'altra. Le emozioni si susseguono. Strappo di Vittorio Esposito per linee centrali. Siaulis si ritrova la sfera tra le braccia sul tiro quasi innocuo di Dos Santos. Il Vasto Girardi rintuzza e riparte di slancio. Poco dopo il 30° l'angolo battuto da Albino Fazio si stampa sul legno, libera la difesa ospite, Di Rienzo in difficoltà. Gli adriatici si rendono ancora pericolosi sulla sirena del primo tempo. Dos Santos sul filo del fuorigioco rimette in area di porta. Francesco Esposito fallisce il vantaggio da un metro. Dalla porta sguarnita, 0-0 al rientro negli spogliatoi. Ripresa, pronti via e squadre che ricominciano a darsi battaglia alla ricerca della stoccata vincente. Al 12° Vittorio Esposito apre per la corsa di Dos Santos, sinistro potente ma centrale su Siaulis. La Vastese si rende ancora pericolosa, la fiammata è sui piedi di Marianelli che pesca in area Dos Santos, il colpo di testa sibila il palo più lontano. Lampo dei locali, Petrone mette la sfera nei 16 metri al 26°, Di Filippo in elevazione tocca con il braccio e calcio di rigore. Chieremateng dal dischetto spiazza Di Rienzo al minuto 27, Molisani a sorpresa in vantaggio 1-0. Alla mezz'ora si scaldano gli animi dinanzi la panchina di Silva. Michailowski ne fa le spese, rosso per fallo di reazione, Vasto Girardi in 10 nell'ultimo quarto d'ora. La Vastese si butta a capofitto ma lascia spazio al contropiede dei padroni di casa. Federico Mino, subentrato a Bruni, gonfia la rete per la seconda volta sulla grave incertezza di Di Filippo nel retropassaggio a Di Rienzo. Finale elettrizzante, rossoblu protesi tutti all'attacco. Corbo rinforza gli ormeggi nella difesa di casa. Al 90° saranno 8 i minuti di recupero assegnati dalla terna arbitrale. Al 47° Grasso trova tra le linee Dos Santos. La punta di colore si presenta ancora una volta davanti a Siaulis, ma si divora la rete sull'uscita disperata del portiere lituano. Batti e ribatti la Vastese riduce lo svantaggio nell'assalto alla baionetta. A siglare l'1-2 il difensore centrale Nicolas Di Filippo che trafigge Siaulis con un mancino angolato. A salvare il risultato ci penserà ancora Siaulis nella parata più difficile di tutta la partita. La stoccata di Pizzutelli
quasi al 53esimo, è precisa sotto la traversa, ma l'estremo difensore si supera in tuffo e consegna ai suoi i tre punti. Sconfitta esterna di misura per l'Olimpia Agnonese impegnata sul campo dell'Atletico Fiuggi, decisivo il rigore nel primo tempo del laziale Macri. L'Olimpia Agnonese parte bene, con coraggio, ma i ragazzi di Incocciati tengono egregiamente il campo riducendo al minimo i rischi. Poche occasioni nel corso della prima parte di gara, con i padroni di casa che sbagliano l'ultimo passaggio in almeno un paio di occasioni. Al 30esimo grande ripartenza dei fiuggini dopo un calcio d'angolo ospite, Macri si invola, supera due avversari che lo mettono giù, ma l'arbitro lascia seguire per l'inserimento di Basilico, che però a tu per tu con il portiere avversario non riesce a saltarlo con la difesa ospite che poi recupera. Pochi minuti più tardi l'Agnonese sfiora il gol, ma su calcio d'angolo Allegra non incorna abbastanza bene da spaventare il ben piazzato Kingari. Il primo tempo si chiude con la girata di Basilico, che però è troppo centrale per impensierire Mejri. Il secondo si apre con una grande occasione per i padroni di casa. Forgione vince un rimpallo con un difensore. La sfera carambola sui piedi di Passaro, che però non è abbastanza cattivo e trova il miracolo in uscita di Mejri. All'11esimo Macri si accende dalla destra, taglia il campo e prova un sinistro che sfiora la traversa. Poco dopo, altro miracolo di Mejri, stavolta su Macri ben imbeccato da Forgione. Al 28esimo provvidenziale Kingari in uscita, l'estremo difensore rossoblu neutralizza alla perfezione l'incursione di Conè. Nel finale si accende di nuovo Forgione, ma l'estremo difensore avversario è ancora una volta bravo nel distendersi e parare all'angolino. Nel campionato di eccellenza il comprensorio Vairano batte il Termoli e resta saldo al primo posto del girone. In promozione l'Aurora Aururi vince in casa e scavalca il Castel di Sangro, conquistando il vertice della classifica. Vediamo anche in questo caso insieme le grafiche. 21esima giornata d'eccellenza. Acli Campo di Pietra Venafro 3-2, Alife Treppini Matese 0-5, Baranello Boiano 1-0, Campobasso 1919 Isernia 2-1, Rocca Sicura Gamba Tesa 6-0, Sesto Campano Guglionesi 2-1, Aurora Alto Casertano Pietramonte Corvino 3-1, Termoli Vairano 0-7. La classifica: comprensorio Vairano 53 punti, Treppini Matese 49, Venafro 48, Acli Campo di Pietra 47, Rocca Sicura 41, Guglionesi e Sesto Campano 35, Aurora Alto Casertano 34, Isernia 27 punti, Gamba Tesa 23, Baranello 22, Pietramonte Corvino 21, Boiano 18, Termoli 14, Campobasso 1919 9, Alife 0 punti. 23esima giornata di promozione. Ripali Mosani Termoli 2016 0-0. Alla Fidelis Don Key Agnone 2-1. Aurora Aururi San Pietro in Valle 1-0. Carovilli Torre Maggiore 3-0. Cli Ternina Biccari 4-1. Maronea Campomarino 0-1. Fortore Trivento 0-0. Spinete Calena 1-0. Volturnia Castel di Sangro 1-0. La classifica: Aurora Aururi 49 punti, Castel di Sangro 47, Ala Fidelis e Trivento 36, Volturnia e Maronea e Ripali Mosani 35 punti, Spinete e Torre Maggiore 34, Carovilli, Don Key Agnone 33, Cli Ternina e Campomarino 29, San Pietro in Valle 28, Termoli 2016 25, Calena e Fortore 22, Biccari 10 punti. Nel campionato di Serie A2 di calcio a 5 il Cusso Molise si impone 8-7 sui calabresi del Magic Crati Basignano e vede la salvezza. La vittoria è arrivata grazie alla prestazione di Barichello, che trascina i molisani timbrando 4 volte il cartellino. Nel campionato di Serie B la Sciaminade si arrende in casa per 2-5 contro il Real Dim. Buona invece la prestazione dello Sporting Venafro, che in trasferta batte 9-6 il Bisceglie e agguanta la zona playoff. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.